Buon pomeriggio e buon sabato a voi. Allora, sicuramente una buona parte di quelli che insomma sono grandi fans della coppia Ferragni-Fedex mi attaccherà dicendo che insomma ho un po' un'ossessione per questi due personaggi. In realtà non è così, io semplicemente racconto quello che leggo sui giornali e poi così cerco di commentarlo. E ognuno poi può avere la propria idea, la propria opinione a riguardo dei due soggetti. L'antitrust è intervenuta in questo caso nei confronti della Ferragni con una multa complessiva che riguarda la sua società e la società legata, diciamo, a Balocco, la Balocco, Panettoni per intenderci, per qualcosa che si aggira vicino al milione di multa. Qual è il contendere? Semplicemente la Ferragni ha griffato i panettoni della Balocco, il tutto doveva avvenire per una beneficenza nei confronti di una struttura, un ospedale dove ci sono bambini che soffrono di tumori molto gravi, molto particolari, sarcomi. E quindi questa era l'iniziativa alla base del progetto. Nulla di tutto questo si è scoperto. Uno, perché si parla di 50.000 euro, qui girano milioni e poi voglio dire la beneficenza è di 50.000 euro. Già qui voglio dire, mi sorge un po' un dubbio, voglio dire, se fai beneficenza poi con le briciole dei ricavati, cioè non è che poi è una vera e propria beneficenza. Ma rimaniamo a questo. Queste 50.000 euro erano già state date dalla Balocco a questa struttura. Quindi, ancora prima quasi di firmare il contratto con la Ferragni. Per quanto riguarda il contratto della Ferragni, si parla di cifre di centinaia di migliaia di euro. Adesso io non voglio esattamente dire la cifra esatta perché, tra l'altro, anche qui comico la cosa, no? Si leggono cifre diverse sui vari giornali. Sicuramente tanti tanti soldi come sempre per la signora Ferragni. La prima valutazione che io faccio, considerazione. Ma la Ferragni ha bisogno di questo? Cioè, se tu vuoi fare davvero della beneficenza, fai un qualcosa senza guadagnarci. Questa è vera beneficenza, questa vuol dire fare le cose con il cuore. E non pretendi un cachet per questo e una parte dei guadagni poi dovrebbero andare a questo ospedale. E tra l'altro questo panettone appunto griffato per pagare anche le spese della Ferragni aveva un costo piuttosto elevato e lo si evince da alcune email di funzionari della Balocco che si lamentavano del fatto che insomma tutti i guadagni andavano alla Ferragni per il suo cachet. Ecco, questa ancora una volta, come vedete, questi due, ma lo abbiamo sempre sottolineato, sono una macchina da soldi. C'è poco dietro di beneficenza, questo è il triste di questi due personaggi. Poi, per carità, magari sono i più sensibili del mondo, magari in maniera che non si sappia, fanno della beneficenza vera. Quindi io voglio mettere le mani avanti da questo punto di vista, perché non lo sappiamo. Però sta di fatto che in ogni volta che sono stati coinvolti in azioni di beneficenza, l'hanno pubblicizzato, sono state delle beneficenze per modo di dire, no? Come quando vi ricordate, FedEx girò Milano con la sua Lamborghini distribuendo, 5.000 euro, aveva dato a ciascun, quasi, persona così presa a caso, 1.000 euro di, beneficenza. Ecco, questo più che altro vuol dire farsi pubblicità, non vuol dire fare beneficenza. La vera beneficenza la si fa stando in silenzio e che nessuno lo viene a sapere. Allora questo vuol dire che la cosa viene dal cuore e la cosa viene fatta in maniera, diciamo, pulita. E invece non è sicuramente il caso di questa coppia. Così penso anche un po' ai loro figli, questo esempio, di questi due personaggi che tra l'altro poi. Se avete fatto il caso anche, avete fatto caso anche ultimamente, ostentano molto tutto quello che hanno fatto vedere con novizie di particolari, di
di telecamere, la loro nuova dimora, che chiaramente pochissimi in Italia si potrebbero permettere, si possono sognare. Io non so che senso abbia questo, no? Perché chiaramente a chi è rivolto questo messaggio? A chi vuoi far vedere questa cosa? A dei poveracci che non si possono permettere neanche un 40 metri quadrati? Non si capisce, francamente, che testa hanno questi due. Si dovrebbe dire che insomma non hanno proprio un cuore di quelli belli, come si suol dire, no? Nei confronti della gente che non ha avuto la loro fortuna, ma sfruttano ogni situazione per monetizzare. Sarò curioso chiaramente di leggere quelli che sono i vostri commenti e le vostre idee su quanto è successo e anche sulla coppia. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.